dicembre del 2020 è uscito Locked Up, lo definiamo il nostro EP intermedio, nel senso che segue il nostro primo disco ufficiale. Ci avanzavano un paio d'ore di studio, volevamo registrare una versione acustica di Cold Wind Blows, siamo finiti per registrarne altre sei, ne abbiamo selezionate in tutto sei, perché credo che alla fine questo sia un lavoro che ha bene o male dipinto momento intermedio di passaggio, e quindi è venuto talmente spontaneo che non l'abbiamo neanche modificato. Oltre ai palchi canonici, suoniamo anche per strada. Abbiamo intrapreso questa idea diversi anni fa, ci abbiamo preso veramente tantissimo gusto e una volta al mese ci trovate praticamente in tutte le piazze di Firenze che permettono l'attività di busking. A Santa Maria Novella stavamo suonando e a un certo punto un clochard si è seduto davanti a noi, si è ascoltato tutto il concerto e a un certo punto ha tirato fuori un'armonica e ha praticamente cominciato a suonare con noi. E lì io sono rimasto parecchio sorpreso perché era anche in tonalità e suonava abbastanza bene. Sicuramente c'è grande volontà da parte nostra di intanto di far sentire sia a chi ci segue già da un po', sia a chi non ci conosce proprio il nuovo lavoro, perché è stata un'evoluzione spontanea di questa band. Rimaniamo una band legata alle nostre sonorità americane, il blues, il rock and roll, il rockabilly, ma lo abbiamo spinto un po' avanti, un po' come piace a noi. Abbiamo grandi aspettative e nonostante il periodo difficile gli obiettivi rimangono gli stessi: tornare in tour come abbiamo sempre fatto, solcare il confine italiano, toglierci tante soddisfazioni, ma siamo sicuri che ce la faremo in qualche modo.